Devo dire che oggi due incontri molto utili, fruttuosi e importanti per il proseguo delle attività. Sono stato prima in Toscana, adesso qui, e oltre ad aver sentito ovviamente il discorso con il Presidente della Provincia, il Sindaco Michele De Pascale, l'Assessore, il Vicepresidente della Regione, Irene Priolo, ho potuto affrontare tutto quello che avevano da dire gli altri 17 sindaci interessati, oltre a Mondo Produttivo, Consorzio di Bonifica e rappresentante dell'ordine professionale. Come già detto, la linea di indirizzo è questa, non c'è una cesura tra l'emergenza e la ricostruzione. Noi in questo momento siamo in una fase di transizione. Stiamo facendo il passaggio con segno, quindi di attività e funzioni con la protezione civile, sarà una cosa veloce ed ordinata, che ci permetterà appunto poi di iniziare l'attività come strutture commissariali. La prima linea guida è quella di agire verso i lavori di luce, cioè andare a dare respiro ai comuni, specie quelli più piccoli, che hanno impegnato gran parte delle loro risorse per avviare, o stanno per avviare, dei lavori che sono necessari per una prima manutenzione. Parallelamente, insieme al territorio, quindi la regione, i comuni e gli enti interessati e il mondo scientifico, perché sarà importante, avvieremo quella che è la fase di progettazione per l'elaborazione dei piani sociali. Di abilità, di settore idrogeologico, alla ricostruzione pubblica, a tutti i piani che sono indicati nel decreto 88 e parallelamente ovviamente anche a quella che sarà poi la ricostruzione privata e ciò che riguarda poi anche il mondo delle imprese, che ne sia agricolo. Queste sono un po' le linee guida. Ritengo che anche la riunione di oggi sia stata molto soddisfacente, le indicazioni vengono dai sindaci, vanno tutte, vengono in questa direzione, quindi noi ci dobbiamo sicuramente preparare, fare presto per mettere in prima sicurezza, diciamo, quello che è possibile adesso, il territorio, e poi pensare in un discorso prospettico, più strutturale, anche con nuovi paradigmi che siano più aderenti ai cambiamenti climatici, a quello che succede, alla messa in sicurezza dei fiumi, della rete idrografica, della viabilità, quella di costruzione.